Brutto incidente nel pomeriggio di venerdì 27 dicembre intorno alle 15.30 all'incrocio tra strada Perfretto, SP41 e via Don Donino a Cicogno. A scontrarsi una Citroen Xara Picasso e un Alfa Mito. La Picasso, dopo aver impattato contro l'altra vettura, si è schiantata contro un paro telefonico e dell'illuminazione stradale, abbattendo il semaforo, la palina di fermata dei bus e piegando il palo di cemento. La Mito ha terminato la sua corsa nel fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Ivrea e l'ambulanza della Croce Rossa di Rivarolo e Castellamonte e i carabinieri. Ferita la coppia di Bairo che si trovava a bordo della Picasso, che è stata trasportata all'ospedale di Ivrea, non è in pericolo di vita. Trasportato in ospedale ma a Quarnier anche il giovane conducente residente a Lusillier della Mito, la dinamica al vaglio dei carabinieri. Non funziona da solo meglio, prima era giallo, funzionava col giallo e poi...